Allegri, un finale era già scritto, l'ha voluto anticipare. Perché? Secondo me lui ha esagerato, non c'è dubbio, però non mi aspettavo l'esonero perché alla Juve non hanno. Io non mi ricordo degli esoneri della Juve, se ne sarebbe stato uno nella sua storia, mancano due giornate alla fine. È vero che lui ha esagerato e la proprietà è intervenuta, credo che anche sotto l'onda della spinta, no? dell'Allegri Auto, oppure pensando di risparmiare qualcosa, oppure di qualche ripicca personale, avrà litigato con qualcuno. Certo lui ha esagerato, però l'esonero della Juve io onestamente... Ferrara e Ranieri prima di lui, ma comunque e Roberto tanti Herrera. Anni... E Roberto Herrera. No, 7-8 l'ha esonerati, anche forse 9, sì, insomma, sì. Qualche esonero nella storia della io Juventus ricordo, c'è stata, però l'esonero. Sono stati molto rari. La frase ideale per Allegri è che... non ha saputo evitare, non ha avuto la forza di evitare queste sceneggiate perché aveva dentro un astio, una paura, si sentiva proprio trattato male dalla società, ecco, insomma. E a proposito di società, Giusy, facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro, sì, perché delle belle parole per Massimiliano Allegri le ha avute Andrea Agnelli, che sul proprio profilo Twitter ha scritto così: un mix straordinariamente unico, superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula fino alla fine. Ma io sono rimasto molto sorpreso da queste parole, perché personalmente non considero la superbia una qualità, la considero un difetto. Secondo me una tra le principali qualità di un uomo c'è l'umiltà. Quindi, rileggendo quel tweet nel quale si parla di superbia e di umanità, forse quel tweet di Andrea Agnelli spiega per quale motivo, dopo tanti anni di trionfi, siano finite così male le storie alla Juventus, prima di Agnelli e poi di Allegri. Lele, non so se sei d'accordo, sicuramente c'è differenza anche tra il primo e il secondo. Ma secondo me è la base su cui far partire la discussione, nel senso che al di là del suo percorso, che come si è detto è decennale, però proprio in virtù del primo percorso, che secondo me è stato completamente positivo, il secondo percorso, senza stare a dare solamente la colpa a lui, perché sennò sbagliamo in partenza, però si, diciamo così, aveva delle basi che cominciavano da lui, perché lui doveva essere la certezza, la garanzia di connessione ai massimi livelli per arrivare ai successi. Cioè era lui la garanzia, il mandato era molto forte, molto oneroso. Per tornare, sconfessando i percorsi, no, che avevano portato le due coppe in ambito nazionale di Pirlo e il successo di Sarri, tornando un po' indietro, no? Richiamando proprio lui per un altro tipo di calcio che portasse successi. La verità è che la Juventus non ha mai trovato la competitività. E arrivando 16 punti, 18 punti, adesso è più di 25 punti da chi ha vinto lo scudetto nei 3 anni di Allegri. Ha partecipato 10 competizioni, ha vinto solo l'ultima Coppa Italia, perché ci sono anche altre due Coppe Italia, c'è la Supercoppa italiana decisa da Sanchez nel 2022, c'è l'Europa League dove la Juve non è arrivata in finale, ci sono le figure in Champions League, l'ottavo di finale perso malamente in casa col Villarreal, col Maccabi ha perso e fece il più brutto girone della storia della Champions League, la fase gironi, la Juventus di Allegri. Poi c'è lo svilimento del patrimonio dei calciatori, nessun calciatore è migliorato. Ragazzi, anche i forti non sono diventati più forti, i giovani pagati tanto non sono cresciuti. Qualcheduno, secondo me, da accompagnare c'è come Cambiasso, però in generale, a fronte di continui investimenti della società, la Juventus non è cresciuta, non parlo nemmeno del tipo d'offerta non calcistica. Erano molto assortiti fra di loro. Questo va ammesso e poi secondo me, ragazzi, va sottolineato il comportamento finale, nel senso quello che è accaduto non è passabile. Secondo me andrebbe valutato, come giustamente dicevi tu, per quello che ha fatto da un punto di vista tecnico più che per il comportamento finale. La valutazione andrebbe fatta... Infatti ho completato lì io. Certamente, dunque, il cambio in panchina c'è già stato... Eraldo, no, volevo solo aggiungere che probabilmente il messaggio di Andrea Agnelli sono discorsi che tra loro facevano in privato, come per dire, hai capito? Un messaggio molto mirato. In questa maniera. E loro l'hanno capito molto bene. Ma lo sanno loro. Anche loro. Che certamente. Cambio in panchina dunque per la Juventus. Una sorta di cattiveria, hai capito? Forse un discorso tra loro. E poi per quello che riguarda lì, che sappiamo che non siamo tutti d'accordo qua, voglio dire. Ah, questo sì, lo abbiamo detto in tutta la stagione. Ci sarà un cambio in panchina anche al Milan che ha
perso ieri. Thank you.